Grazie Presidente. Io vorrei ripartire dalla discussione che ci fu l'ultimo Consiglio che affrontò il tema dello stadio e vorrei incentrare l'apertura del mio intervento su quella che fu una sintesi, devo dire anche con molto sarcasmo, dell'assessore Montuori. Lui disse: quando una strada a due corsie, scusate, incontra una strada a sei corsie, la strada a due corsie è una strada morta. Lo disse chiaramente facendo riferimento a una massima di Sergio Leone, ma lo disse per spiegare quello che poi in tutto il tempo che è in trascorso, no, rispetto a quello che è stato poi l'esito di questo benedetto parere richiesto al Politecnico, evidentemente ancora oggi non si vuole capire e non si vuole capire neanche quello che è stato l'intervento del Politecnico. Paradossalmente, siamo arrivati al punto che si disconosce addirittura, avendolo evocato, avendolo, no, questa parola catastrofico che viene scritta e urlata ovunque, non si vuole neanche rendersi conto di quello che era questa osservazione. Come a voler dire, ecco, anche l'ultimo intervento del PD, che con questo ponte di Traiano la situazione in quel quadrante sarebbe stata risolta, come voler dire che le persone che percorrono il ponte di Traiano arrivano sulla Roma Fiumicino e trovano il paradiso terrestre della mobilità carrabile privata. Autostrada a 8 corsie per senso di marcia e tutti che filano via veloci verso il grande raccordo anulare, anch'esso a 48 corsie per senso di marcia, tale che non ci sarà mai nessun problema se si realizza questo ponte di Traiano. Peccato che le cose non stanno così, perché un ponte se ne possono fare anche 400 di ponti che dall'Ostiense e da tutte le vie consolari vanno sulle strade come la Roma Fiumicino. Quando arrivano su una strada a due corsie per senso di marcia, aggiungono mobilità privata a quella che già c'è e che già è intasata. E mi fa specie l'intervento, l'apertura dell'intervento di una ex consigliera 5 Stelle che era stata eletta con un programma che va e che deve andare a diminuire la mobilità su gomma privata, che invece fa del suo intervento, nell'apertura principale, questo caposaldo, no, di esigenza, mentre tutta questa amministrazione è orientata finalmente a determinare. E mi rivolgo anche al collega che ha aperto la seduta, ma anche a quelli che sono seguiti dopo, quello che in questa città non è stato mai fatto, la mobilità su ferro. E non è stato mai fatto, attenzione, attenzione, nonostante gli eletti in Parlamento di tutte le forze politiche hanno osservato che al contempo una città del nord, la famosa Milano, che ha un'estensione che è un ottavo rispetto a Roma, e 1 milione in meno di abitanti, negli ultimi 20 anni, ha cambiato la sua mobilità su ferro da così a così. Non voglio citare i numeri di quanto è cresciuta la rete metropolitana e la rete infrastrutturale su tram di superficie, perché è veramente vergognoso oggi sentire che alcune forze politiche vengono a imputare a noi, nella parola catastrofico, quello che il Politecnico di Torino ha voluto sottolineare con una parola che è sinonimo di quello che noi abbiamo sempre detto: la distruzione con cui avete lasciato questa città. Voi potete anche ridere quanto volete, ma questi sono i fatti. Voi dovreste dare conto ai vostri elettori rispetto agli anni passati, rispetto a cosa avete fatto per portare questa città a un livello di capitale europea rispetto ai trasporti, e ci venite a parlare di quello che significa oggi una signora che si è incatenata qui sotto perché manca questo, manca quell'altro. Grazie che manca, una città dove manca tutto, manca lo sviluppo e quindi quello che genera comunque un'economia sana. E la maggior parte delle ragioni che mancano a questa città per avere un'economia sana sono legate al disastro legato a una mancanza di mobilità efficiente.
Perché se un imprenditore non si insedia in questo territorio è perché non vuole passare 3-4 ore della sua giornata incastrato nel traffico. Lo volete capire? Sì o no? È inutile ridete anche dai banchi del centrodestra, perché avete governato voi anche Roma e avete anche voi eletti in Parlamento come la vostra collega Meloni, che anche lei si prodiga ogni volta a criticare, ma anche lei io non l'ho mai vista muoversi per andare a bussare anche ai propri ministeri dei trasporti per avere le stesse opere, ripeto, pubbliche che sono state realizzate a Milano. Qualcuno ci deve spiegare perché, ripeto, Milano ha avuto questa roba e Roma no. Allora, quando avremo questa risposta, poi parliamo di tutto il resto. Io capisco che poi si vuole evitare di fare il rapporto tra la 132, la delibera Marino e la delibera di Caudo. Lo capisco, lo comprendo, perché non interessa a nessuno che è arrivata una forza politica e mentre il giorno dopo che veniva annunciato la votazione della nostra delibera l'ex sindaco Marino andava da Bruno Vespa e dichiarava uno dei falsi più spudorati che noi abbiamo dovuto subire, che avevamo cancellato tutte le opere pubbliche previste nella delibera precedente, una vergogna inaudita, questa non è politica, questo è un'infamia. Allora, le voglio citare perché altrimenti stiamo sempre a discutere del nulla. Il parco pubblico, perché lui disse in quella trasmissione, ha cancellato il parco pubblico e noi avevamo messo con tutte le altre opere pubbliche. Il parco pubblico, l'ha ricordato anche adesso l'assessore Montuari, c'era solo il progetto. Quanto può costare? O voglio dire alla romana, ma quanto può costare un progetto di un parco pubblico, parco fluviale? Vogliamo di 50-100 mila euro? Bellissimo. La realizzazione di un parco dove mettiamo 10 milioni, questo non conta nulla per l'ex sindaco Marino evidentemente, come non conta nulla il fatto che abbiamo preso e unificato la via del mare non da Tor di Valle fino al raccordo, ma dal raccordo fino a Marconi, altrimenti giustamente la gente può pensare, le persone possono pensare, magari hanno fatto una delibera solo per lo stadio, perché era così perché anche il prolungamento della metro B che non si poteva fare, gliel'aveva detto anche il Dipartimento Mobilità 5 mesi prima, non si può fare perché servono 200 milioni solo per l'infrastruttura, poi devi comprare i treni, il materiale rotabile, un botto di soldi, come dice il collega che è intervenuto per primo, ma questi soldi noi non li stiamo chiedendo per lo stadio e non sono centinaia di milioni, sono miliardi di euro che stiamo andando a chiedere con un piano urbano della mobilità sostenibile che non ha mai fatto nessuno in questa città, ripeto, per portare a un livello decente di infrastrutture rispetto a quello che deve essere in una normale città europea. Poi ci sono altre chicche perché magari la maggior parte delle persone non lo sanno, ma sopra la stazione di Tor di Valle avevano previsto, sempre al costo di 10 milioni, una sorta di piccionaia per cosa? Per far stazionare gli avventori dello stadio in attesa che arrivassero i treni, perché ogni treno porta 1.000-1.200 passeggeri, quindi ne escono 25.000, quelli che devono essere trasportati, 30.000 con i treni, non possono entrare tutti in un treno, quindi dove li mettiamo? Li mettiamo in una piccionaia, in una piastra sopra la stazione di Tor di Valle, in attesa che arrivino i treni, quindi il problema per farli salire, li fai stare lì sopra, poi dopo, man mano che arrivano i treni, scendono e prendono i treni e se ne vanno. 10 cucuzze anche qui. Quando invece basta semplicemente, tu c'hai un business park che ovviamente deve avere un respiro anche per la pedonalità, fai una piastra di collegamento con la stazione e questi 10 milioni li rendi utili in maniera un po' più intelligente, se scoppia un incendio quelli non stanno dentro una piccionaia che non sanno dove andare perché gli esseri umani non sanno volare. Il fosso di Vallerano, anche qui è stato detto un'altra castroneria e qui mi dispiace tirare in ballo l'ex scienziato luminare assessore dell'urbanistica. Viene detto che il piano di assetto idrogeologico giustamente non può consentire i permessi a costruire fino a che non vengono collaudate le opere di mitigazione del rischio idraulico. Lo si scopre oggi però, la collega lo scopre oggi, prima quando stava dentro la nostra forza politica e stava accanto all'ex assessore mica gliel'ha detto. Infatti quello ha preso e ha avviato la conferenza dei servizi, senza dire niente a nessuno. Escono fuori tutte adesso queste cose, si svegliano tutti adesso che hanno trovato l'inghippo.
Ma quale inghippo? Dove sta l'inghippo? Arriva una forza politica e dimezza le cubature e rimodula un progetto che non stava in piedi, avendo anche delle, e lo abbiamo sempre ammesso, delle accesissime discussioni anche all'interno della nostra maggioranza. Io stesso ero uno tra i più critici, ma nel momento in cui c'è un assessore che, altra falsità, perché ora si va a dire in giro che lo stadio lo voleva realizzare in un'altra parte della città, quando io ho partecipato ai confronti anche, no, con i proponenti, e gli diceva semplicemente ci sono 112.000 metri quadri da piano regolatore, se vuoi fare lo stadio lo fai dentro questi 112.000, che sarebbero 380.000 metri cubi, se no non si fa. Quindi per lui andava bene lo stadio lì, non ha mai detto un'altra, no, per carità, ha criticato, ma non ha mai detto a Parnasi lo devi fare da un'altra parte, e non ha mai lavorato per farlo, non c'è un atto. C'erano solo chiacchiere. Io ricordo un'intervista al Fatto Quotidiano dove annunciò 600 delibere, manco mo fossimo ai mercati, non so di quale pianeta, dove, no, ci sono gli allocchi che credono che tu stai preparando 600 delibere. E dovrò convincere la mia maggioranza a votare 600 delibere. Ha fatto niente. E va in giro a dire oggi che ci sono nel progetto presentato dal Politecnico 4 attestazioni alla stazione di Tor di Valle. A parte che non sono 4 ma sono 3, e bisogna andare a vedere se si faranno. Quella è una prescrizione della Regione Lazio in conferenza dei servizi. Se verrà adottata, verrà fatto un progetto e verranno fatto 4 tronchini a Tor di Valle. Ne abbiamo già 2 che non utilizza nessuno, a Vidigna, stranamente. Una metro come quella, no, a Roma Lido, che ha bisogno di un sacco di roba, c'ha 2 tronchini che stanno lì buttati da anni, mai utilizzati. Allora, probabilmente, visto che noi stiamo dicendo che l'interesse pubblico lo abbiamo esteso a tutta la linea, fino a Ostia, a noi non interessa lo stadio, a noi interessa che poi i cittadini dal lunedì al venerdì, i lavoratori, la mattina quando si alzano, che sono molti di più di quelli che vanno allo stadio, e probabilmente manco gliene frega niente di quelli che vanno allo stadio, abbiano delle infrastrutture efficienti. Per cui i 2 tronchini a Vidigna, se saranno utili per chi magari scende da raccordo e vuole mollare l'automobile in un nodo di scambio a Vidigna, che praticamente è più attaccato a raccordo rispetto a Tor di Valle, lo potranno fare, non lo sappiamo, perché queste sono le considerazioni che stanno facendo i tecnici rispetto allo stadio, ma sono quisquiglie. E comunque anche lì è stato detto un falso. 4 attestazioni quando invece sono 3. Si continua ad aggiungere falso in falso, 18 palazzini al posto dei 3 torri. Ma quali 18 palazzine? Ha aumentato il consumo di suolo? No, il consumo di suolo è diminuito del 30%. Allora, questo per dire che io sono felice che noi abbiamo queste opportunità, ringrazio la sindaca che ha voluto questo consiglio straordinario per ribadire ancora una volta tutti questi dati, ringrazio il Politecnico, ripeto, di Torino, che ha ribadito quello che serve a questa capitale europea. Lo ripeto, questa è una capitale europea, non è il giochino della politica che se governo io, se me va, no, faccio l'opera, se non mi va non la faccio, i 180 milioni del CIPE sulla Roma Lido licenziati, destinati, stanziati dal Ministero ad agosto del 2016 li abbiamo l'hanno sbloccati adesso, dopo che abbiamo insistito per 2 anni e mezzo, gli abbiamo fatto una capoccia così, glielo dicevamo un giorno sì e l'altro pure. Evidentemente serve una forza politica che fa questo tipo di attività, ma rispetto a chi non vuole sentire magari serve anche altro. Quindi oggi probabilmente riflettiamo su quello che queste opposizioni sono in grado di aggiungere in maniera costruttiva rispetto a quello che è stato fatto finora. E mi dispiace dirlo ai consiglieri qui alle mie spalle, ma alla Regione Lazio governano loro, la conferenza dei servizi l'hanno chiusa loro. Ma che vogliono da noi? Grazie.